Si avvicina il Festival dell'Acqua e l'Accademia di Belle Arti qui di Brera ha invitato una serie di artisti a realizzare alcune opere, alcune di queste saranno poi scelte e presentate proprio nell'ambito del Festival. Allora, gli artisti che sono stati coinvolti in realtà sono i nostri studenti della scuola di scultura. Ci auguriamo di poter contare sulla loro energia, sulla loro creatività, che non essendo ancora da VIP è attenta alla ricerca e a captare quelle che sono anche le sensibilità della cittadinanza. Cioè, questi ragazzi tendono a fare delle opere che possono essere effettivamente fruite anche dai propri coetanei e non solo dal pubblico che tradizionalmente va nelle gallerie d'arte o va alle mostre perché è già orientato e predisposto verso l'arte. Abbiamo visto delle opere dove il tema dell'acqua è stato interpretato veramente in diverse modalità. Ci sono sicuramente dei lavori che sono più concettuali e ci sono più astratti, che non significa che sono fatti di niente, hanno un pensiero ma sono più allegorici, più simbolici, e altri invece che sono più figurativi e che ancora affondano, diciamo, il proprio sapere anche artigianale, anche fattivo, in una pratica artistica che sta per essere dimenticata. Quindi abbiamo dal video sino alla scultura classica in marmo nel granito. L'età media di questi artisti? Hanno dai 20 massimo 25 anni, appartengono sia al triennio che al biennio specialistico della scuola di scultura. È la prima volta che il mondo, il tema dell'acqua entra così prepotentemente nell'ambito di un concorso? Forse nell'ambito di un concorso sì, devo dire che il tema dell'acqua è particolarmente sentito a livello di ricerca artistica, anche perché Milano è una città che è stata conosciuta non solo per i Navigli e per la loro movida, ma è stata conosciuta sin dai tempi di Leonardo come città acquatica. Proprio città navigabile, era la nostra piccola Venezia, e su questo naturalmente chi si dedica all'arte, alla storia dell'arte, alla ricerca artistica non può non indugiare, non può non essere attratto da questo tipo di ricerca. Per di più c'è molta contaminazione tra i generi, c'è attenzione ai messaggi che lancia la scienza, gli scienziati ci dicono che l'acqua, questa risorsa vitale così essenziale per la vita, sta scarseggiando, e i ragazzi ascoltano, interpretano e traducono in un linguaggio che, essendo figurativo, è anche universale.